sono tradizionale, non sono d'accordo con quelle moderne. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't cry, but I'll break that way. Col muratore un forno piccolissimo all'età di 6 anni, un forno giocattolino, e mia mamma riscaldava il forno di pane e io quello mio piccolino mi facevo il mio pane e me lo infornavo, e una volta abbiamo fatto con un'amica anche i biscotti. Like a ghost. Facevamo, erano chiamate il panarino per i maschietti e la colomba per la femminuccia. La pasta si metteva così, ci mettevamo l'uovo qua, in questo verso così, e poi i fiorellini. Invece il panarello dell'uomo, del giovanotto, del maschietto era fatto così, l'uovo di dentro e poi tutti i disegni. E un cerchietto così di pasta. E io cerco di trasmetterla a mia nipote. Non è che è per mangiare, è soltanto per riunire la famiglia, perché ormai la famiglia non si riunisce più. Non è che c'era la radio, c'era chi aveva la macchina a grammofono. E lei avevano una sveglia antica americana, davano la corda, era bellissimo il suono, e ballavano col suono della sveglia. Just come home. La tradizione è fondamentale per i giovani ed è bello quando, come nel mio caso, si ha una nonna che insegna la tradizione, e il compito mio è chiaramente mandarla nel tempo.
quindi nella speranza di imparare anche cose nuove, perché con i nonni grandi poi insomma ogni giornata deve essere vissuta. Into the clouds, high above. E quindi con questo mi ha insegnato anche tutte le tradizioni pasquali, natalizie e poi il piacere di fare delle cose con le proprie mani. E poi è bello l'idea di preparare per la famiglia, di stare con la famiglia, di condividere un piatto tipico come potrebbe essere appunto l'impanata. È Natale i pastieri. È Natale i pastieri. Questa è pronta per essere chiusa. We found our place on the branch of an old gum tree. I ricordi di queste cose sono sempre uguali, diciamo. Non c'è niente di... è una tradizione. Non posso. Io resisto. These memories will stay with me. La pasta non si impasta con l'acqua. Ci abbiamo messo un siero d'arrabotta. Le nostre prelibatezze di Pasqua. Vedi come sono venute, tutto col sughetto, tutte da tazza. Queste sono quelle, queste sono appiccicate.